Siamo stati tra i primi in Italia a recepire ed applicare tutte le normative varate dal governo. Abbiamo messo in campo da subito tutte le azioni di prevenzione e coordinamento possibile per controllare e proteggere in maniera capillare il territorio. Non solo, abbiamo dato ampio spazio ad azioni di comunicazione per diffondere la consapevolezza del pericolo da contagio e sensibilizzare a comportamenti virtuosi. Tutto questo ha funzionato perché il nostro territorio ha risposto non bene, ma benissimo. E per questo ringrazio i medici, il personale sanitario, le forze dell'ordine, la protezione civile e tutti gli amministratori locali. Stiamo dando prova di un grande senso di comunità. Purtroppo, però, non a tutti è chiara la gravità della situazione. Nei giorni scorsi, quando è stato varato il primo decreto che estendeva la zona rossa a tutta la Lombardia e ad alcune province di Veneto ed Emilia-Romagna, migliaia di persone si sono riversate al sud. Abbiamo chiesto a chi aveva deciso di rientrare in Molise di autodenunciare la propria presenza, così da consentirci di attivare i controlli del caso. In circa 400 lo hanno fatto e li ringrazio. Tra questi un giovane di Campobasso rientrato da Milano, che oggi è risultato positivo al coronavirus. Stiamo ricostruendo tutta la catena dei contatti avuti da questa persona. Ecco, quello che voglio dirvi è che noi applichiamo alla lettera tutte le restrizioni. Possiamo dare vita a tutte le azioni di coordinamento sanitario e di protezione. Possiamo mettere in campo tutte le azioni informative possibili. Ma se ognuno di noi non capisce che ogni propria azione, ripeto, ogni propria azione, può contribuire alla diffusione o al rallentamento del contagio, tutto ciò potrebbe risultare vano. Dobbiamo essere responsabili, non abbiamo alternative. Poi torneremo alla vita sociale, a divertirci e a stare in giro. Adesso lo dobbiamo fare per i nostri anziani che sono vulnerabili, per tutti quelli che, senza distinzione di età, hanno difese immunitarie basse, per quanti hanno patologie varie. Dobbiamo farlo per i nostri medici, per gli infermieri, per tutto il personale sanitario, i nostri eroi che si stanno sacrificando oltre l'immaginario. Dobbiamo farlo per le forze dell'ordine, per la protezione civile, i nostri angeli custodi. Dobbiamo farlo per il Molise. Dobbiamo farlo per tutti i lavoratori e le proprie famiglie, per il popolo delle partite IVA, per i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori. Amici, la situazione è seria e seriamente va affrontata. Come seri sono i molisani e come seria è la nostra storia. Allora ribadisco, tutti quelli che sono rientrati in Molise da qualsiasi altra zona d'Italia o che sono stati a contatto con persone contagiate, chiamino i numeri regionali e si autodenuncino. Non vi succederà nulla. Sarete solo sottoposti ai controlli per capire se siete contagiati. È una misura precauzionale che serve in primis a voi per sapere se state bene e poi a tutta la nostra comunità. Quindi potete farlo sia per egoismo sia per altruismo, ma fatelo. Tutti gli altri che avvertono sintomi, chiamino. Abbiamo messo in campo una rete ordinata e funzionante. Un'ultima cosa. Non credete nelle fake news diffuse da alcuni social o su WhatsApp. Non c'è nessuno scenario apocalittico in corso. Dobbiamo solo fare tutti la nostra parte in maniera responsabile e determinata. Ripeto, responsabile e determinata. Noi continuiamo a lavorare per proteggere il Molise, sostenere i lavoratori e l'economia, informare correttamente. Aiutateci ad aiutarvi.